C'è una guerra in questa foresta. Non una guerra che è stata combattuta o una che lo sarà. Semplicemente una guerra. E i nemici da combattere qui non esistono. A meno che non li inventiamo noi. Questa foresta e tutto ciò che sta avvenendo sono fuori dalla storia. Sono le forme monotone della paura, del dubbio e della morte ad essere del nostro mondo. Questi soldati che vedete parlano la nostra lingua e usano il nostro tempo, ma non hanno una patria, se non nella loro mente. Stanno cercando noi? Sì, è uno dei nostri. Non può vederci. Probabilmente hanno visto il nostro aereo. Non ne sarà rimasto molto da vedere. A meno che non stia ancora bruciando. Ma non penso. Anche se ci potessero vedere, non ci sarebbe molto da poter fare per aiutarci. Già. 6 miglia dietro le linee del nemico. Beh, non è molto lontano. Non è lontano. E in quelle 6 miglia ci saranno 1 migliaio di soldati. E ognuno di loro ha imparato a sparare ad uniformi come le nostre. Se sei preoccupato per questo, comincia ad abbassare la voce. Non sono preoccupato. Cosa succederà, tenente? Se qualcuno qui intorno ha visto cadere un aereo, forse potrebbero cercarci nel bosco. Mi sentirei più sicuro se avessimo con noi delle armi adeguate. Non è molto. Peccato che non siete riusciti a portare i fucili. Vediamo cosa possiamo fare. Una volta capito come funziona la trappola per i topi, se sei abbastanza intelligente puoi usarla contro i nemici. Questo è il fronte. Dalla nostra posizione prima dello schianto, saremmo dovuti essere in quest'area. Le nostre linee sono qui e sarebbero dovute essere qui. C'è un fiume che scorre verso est rispetto alla nostra posizione, penso. E quel fiume taglia esattamente il fronte in due e termina sul nostro lato. Per come la vedo io, dovremmo riuscire a usare la nostra trappola per topi sul fiume. Crede sia giusto andare via fiume? Sì. E come? Come possiamo arrivarci? Io non so nuotare bene. E Fletcher... Potremmo costruire una zattera. Di notte. È l'unico modo per farcela. È un suicidio provare ad arrivarci a piedi. Non saprei cos'altro fare. Non ci sono alternative. In questo modo possiamo navigare insieme in poche ore e arrivare sul posto. Ora, secondo i miei calcoli... Lei e i suoi calcoli. È stata la sua brillante intuizione a portarci qui. Deve avere un padrone al collare. Ma io sceglierei un cane da guardia migliore. Sembra molto amichevole. Non è male. Ma non possiamo avere un cane in questa missione. Lascialo andare, sbrigati. Vai! Se nessuno ha suggerimenti migliori, andiamo verso il fiume. Potremmo avere altre sorprese.
piede che pesta l'altro. Avanti, il sole cala presto. Procediamo. Arriviamo prima che i cespugli brucino. Potrebbe farlo da solo. Ancora un altro giro. Io e questo mucchio di storpi. Mi stanno guardando. Nessuno è al sicuro. Sono tutti decorati. Perso, dovrei guardarmi intorno. Inizio ad avere fame. Il capo, chi altri? Quanti ce ne sono dietro di noi? Che succede? Hanno tutti paura. La notte arriverà presto. Abbiamo tutti quanti fame. Mi sto stancando. Dobbiamo fare una pausa stanotte. Sto dalla parte di nessuno. Tutti i rametti che fanno rumore nella testa. Palle del sole, aspettate. Brigate. Non moriremo nel bosco. Cosa ci sarà appeso a quegli altri? Ci sono conigli. Spegnete le luci, per favore. Sto invecchiando. Che veloci. Ha paura. Tutti. Non morite qui. Sto affondando nei boschi. Bene, bene, accendeteli, per favore. Che avremo oltrepassato questa strada, il fiume non sarà molto lontano. Mac, scendi laggiù e da un'occhiata. C'è niente di più rilassante di un pomeriggio all'aperto in territorio nemico. È davvero un peccato che il sole non ci faccia diventare verdi invece che marroni. Mimetizzazione. Beh, se vedete delle strane facce per la strada, muovete le mani a caso e provate a sembrare dei nativi del luogo. Tenente! Eh? Tenente! Venga! Porti anche il binocolo. Cosa vuoi? Vorrei che vedesse una cosa, vicino alla riva del fiume. Cosa? Non riesco a capire dove si trovi esattamente, ma penso che sia interessante. Mi segua. Venga. Laggiù. Lo vede? Sembrano delle piccole piste d'atterraggio per velivoli leggeri. Sì, hai ragione. Ci sono degli ufficiali. Quello sembra un generale. Faccia vedere. Esatto. Un generale. Quello è un generale. Torniamo indietro e sbrighiamoci con la zattera. Mac, andiamo. Adesso ci servirebbe proprio Huckleberry Finn. Non è venuta così male. Già, non è male. Ehi! Non dovremmo assicurarci che galleggi. Le zattere galleggiano sempre.
Peccato non avere una bottiglia come si deve per inaugurarla. Sarebbe stato bello darle il nome. Devono averci viste. Se rimaniamo qui, ci uccideranno. Può darsi di no, comincia a imbrunire. Forse non ci hanno visti. Ma è troppo pericoloso aspettare per scoprirlo. E cosa dobbiamo fare? Come facciamo a tornare indietro? Sbrighiamoci, andiamo. L'aereo deve essere atterrato su quelle piste. Che differenza fa? Secondo me laggiù sta succedendo qualcosa. Forse i generali hanno un incontro stasera. Questo non l'abbiamo visto mentre andavamo al fiume. Solo perché abbiamo cambiato direzione. Qualunque schifezza stiano mangiando ha un buon odore. Come la pappa della mamma. Quei fucili mi tentano ancora di più del cibo. Ho un'idea. Qualsiasi cosa faremo a partire da questo momento lo faremo meglio con quei fucili. Presto, potrebbero essercene altri qui intorno. Prima prenderò un po' di stufato. Sidney, prendi qualcosa da mangiare anche tu. Passerà molto tempo prima della prossima festa. Com'è lo stufato? Un po' freddo, ma anche freddo va bene. Stufato freddo su un'isola infuocata. Abbiamo appena dato la definizione perfetta della guerra, Mac. Ma è simpatica. Ma certo, un'isola infuocata con una tempesta di proiettili intorno che alimenta un incendio. Forse potremmo... Avranno sentiti. Prendete le armi, andiamo. Perché hai sparato? Lascia stare, muoviamoci. Abbiamo trascorso le nostre vite a scrutare liste e documenti per cercare i nostri veri nomi e indirizzi definitivi. Nessun uomo è un'isola. Forse questo era vero molto tempo fa, prima dell'era glaciale. I ghiacciai si sono sciolti e ora siamo tutti isole. Parti del mondo fatte solo di isole. Venga via, tenente, cosa fa? Contempla.
Siamo in un bel disastro adesso. Darei tutto per essere al posto di quel cane che abbiamo visto ieri. Quando le persone sono senza via d'uscita, cominciano ad essere invidiose anche dei cani. Ammetto che le nostre prospettive non sono un granché. Torniamo indietro a vedere se la nostra zattera è ancora lì. Se ci hanno scoperti, ci sarà una trappola che ci aspetta appena usciamo. Beh, è possibile. È un rischio che comunque dobbiamo correre. Solo uscendo da qui possiamo verificarlo. E poi? Anche se trovassimo la zattera, se nessuno di loro ci stesse aspettando, cosa faremo? Allora ci nasconderemo finché non farà buio, sperando che non ci sia la luna piena. Possiamo cantare vecchie canzoni se non vogliamo riposare. Che ti succede, fiorellino? Qual è il problema? Ho sentito che erano cannibali, quindi anche se ci prendono, sei al sicuro. No. Lasciami in pace! Smettila, Mac. Cerchiamo di rimanere civilizzati. Sì, penso che lei abbia ragione. Comunque non resteremo civilizzati a lungo se continuiamo a rimanere in questo posto. Vedrà. Zitto. Non avere paura. Non ti faremo del male. È molto carina. Non credete, ragazzi? Cosa dobbiamo fare con lei adesso? Ho una moglie a casa. Mi dispiace, ma la sua presenza è diventata un pericoloso imprevisto. Un vero peccato. Sguardo interessato, Corby. Ti capisco. Cerca di non cadere in tentazione. Anche se siamo tra i boschi, dobbiamo rimanere tutti civilizzati. Beh, non possiamo restare qui. E i suoi pesci, li lasciamo qui? Non fare lo spiritoso. Cosa ne faremo di lei, tenente? Dammi la tua cinta. Anche la tua, Fletcher. Non le faccia del male, è spaventata quanto noi. Guardate i suoi occhi. Vai a farti un giro. Nessuno vuole punirla. Voglio soltanto legarla. Adesso dammi la cinta. Sbrighiamoci, mi fanno male le braccia. Trattatela bene, per favore. Spero che non si metta ad urlare. Una graziosa piccola donna.
Perché non la lasciamo qui e ce ne andiamo? Non mettermi fretta. Se le facciamo capire chi siamo, forse potrà dirci se hanno trovato la zattera. Habla español? Ci penso io, Sidney. Sono quasi certo che non è stata educata all'estero. Vediamo. Tu, visto la barca? La nostra barca? Barca? Sì, brava, la barca. Tu, visto la barca? Non ditemi che non capisce neanche la parola tu. Se non può dirci niente, lasciamola andare. Certo, così può correre immediatamente al comando nemico e fare la spia. Ragazzini con idee stupide. Forse stava andando proprio lì. Con i pesci, vuoi dire? Perché no? Un generale può avere ciò che vuole per cena, non importa. Se è pesce fresco, o fragole di bosco, o piatti d'oro... Non è il momento di fare la rivoluzione. Dobbiamo continuare a costruire la zattera. Non possiamo lasciarla andare. Perché? Cosa ha a che fare con noi? Se ci avesse capiti lo avrebbe detto. Mac ti ha già detto perché. Sidney, tu rimani qui con la ragazza finché non torniamo. Ecco, prendi questa. Mi state lasciando qui? Sì, ti ho detto di controllarla. Voi mi lascerete qui, non tornerete a prendermi. L'ho capito ieri. Ma che dici? Sta calmo, ragazzo. Se non torniamo quando farà buio, vai a conoscere suo padre e sposala. Così ti sistemi in una casa sull'albero e addestri delle scimmie. Smettila, lascialo in pace. Non ascoltarlo. Mi hai promesso di tornare, Fletcher. Voglio che tu resti qui, perché lei ci potrebbe essere molto utile se la zattera è stata scoperta. Dovremmo essere di ritorno tra un paio d'ore. Adesso rilassati. Non farti prendere dal panico. Ci vediamo dopo. Fa piacere essere rimasto. Non sto scherzando. Per favore, non avere paura. Per favore. Loro mi hanno lasciato qui per te. Pensavano che ti piacesse. Mi hanno dato una pistola e non posso andare a casa. Tranquilla, non muoverti, non è colpa mia. Ho fatto in modo che non ti picchiassero. Non aver paura. Guarda, adesso ti faccio ridere. Sono il generale. Ehi, guarda! Attenzione! Il generale qui, attenzione! Sono felice che lei sia qui, signore. Francamente, la situazione è molto disperata. Non posso farvi fronte da solo. Non è divertente? Non lo è? Sottoposto il pesce che quella ragazza ha pescato per me. Il generale! Sono io, il generale! Non sorridi neanche. Non sorridi. Ascolta. Sono perduto. Perduto su quest'isola maledetta. Oh.
Se devi odiarmi, prova almeno a fare in modo che ti piaccia. I giornali devono aver parlato della scomparsa dell'aereo. Non ci posso credere. Mac, sarebbe meglio controllare l'ansa del fiume. Attenzione. Torneremo al lavoro e nasconderemo la zattera. Sono molto preoccupato per Sydney e quella ragazza. L'ho sentito troppo insicuro. Non è per caso che ci sta ripensando e vuole portarla con noi questa notte? Stai cominciando a diventare come Sydney. No. A meno che non portasse tre amiche. Perché no? Ma per adesso ho altro a cui pensare. Deve essere stata lei quella che ci ha inchiodati. Eccolo di nuovo. A lui. Un vanitoso piccolo re. E io con il binocolo come una signora che guarda l'opera. Il binocolo. Presto lui entrerà nel suo palazzo con tutti i suoi cagnolini di ferro. Ma se solo potessi avere il mirino di un fucile, potrei far apparire un puntino rosso sulla sua fronte. Poi vedrebbe il vero Mac. Alle ragazze piacciono le storie, ma sono così difficili da finire se ti mancano le parole. Vado avanti. Ti va? Va bene. Poi lo spirito nel potere del mago tornò sull'isola e disse a Miranda che suo padre era morto. Lo spirito canta di come è morto in fondo all'oceano. Le sue ossa sono corallo, i suoi occhi perle. Miranda, suo padre è morto. Morto! Riesci a capire qualcosa? Morto! 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 Adesso hai capito! Posto? È tutto tranquillo. Mi piacerebbe parlarle di quella casa. Di cosa? Quella casa laggiù. Quella in cui abbiamo visto il generale ieri. Più tardi, Mac. Adesso vorrei che tornassi da Sydney. Non mi piaceva il modo in cui si stava comportando e sono un po' preoccupato. Ma non pensa. Fa come ti ho detto, capito? Appena avremo finito qui ti raggiungeremo. Non voglio che qualcosa vada storto. Ecco, ti ho portato dell'acqua. Adesso ti piaccio. Non è così.
Ora ti libero. Solo un minuto. Alla fine vorrai abbracciarmi. Lo so. Aspetta. Sapevo che ti sarei piaciuto. Solo un minuto. Non scappare! Mi lasceranno qui! Lo andrai a dire al generale! Gli dirai che mi sono preso gioco di lui! Torna qui! Non dirlo al generale! Non farlo! Sangue, sangue. Il legno è ricoperto di sangue. Cosa succede? Dov'è la ragazza? Rispondimi! Cosa hai fatto? Dimmelo, ti farò parlare io! Era stanca. Voleva riposarsi. Laggiù. Non darle fastidio. Torna qui. Non è stata colpa mia. Lo ha fatto il mago. Davvero? Prospero, il mago. Prima eravamo uccelli. Poi eravamo su un'isola. Prima io ero il generale. E ora sono un pesce. Urrà per tutti quanti i maghi! Il fiume. È sangue, Mac! Freddo! Freddo! Vada a nuotare, Mac! Avanti, andiamo! Ascoltali! È sangue! Cos'è successo? Dove sono Sidney e la ragazza? Il ragazzo deve essere uscito fuori di testa. Quando sono arrivato, lui era disteso lì. Lei è morta. Eccola. Le ha sparato. E lui? Se n'è andato. Ha gridato qualcosa su quello che fa il mago. Ma prima diceva qualcosa, poi era un pesce. Prima che lo potessi fermare, è scappato verso il fiume. Continuava a ridere e a gridare. Non possiamo farci proprio niente. Dobbiamo spostarci ancora. Vicino alla zattera sarà il luogo migliore per aspettare la notte. Senza Sidney. Ci sarà più spazio di manovra di quello che pensavo. Già. Le voglio parlare della casa alla fine della strada e del generale.
Vuoi ucciderlo? Già. No, non ascolterò neanche una parola. Non so cosa ti passa per la mente, Mac. Hai visto il generale. E allora? La zattera è pronta, tra un paio d'ore ce ne andremo. La zattera. Zattera, zattera, zattera! Non riesce a vedere altro. Un generale! Quante volte dobbiamo tornare su questo discorso? Cosa mi importa di un generale? Sarebbe solo una buona moneta di scambio. Niente di più, ma le nostre vite sono più importanti. Una buona moneta di scambio. Solo questo sa dire. Se invece avesse fegato... Ascolta, non voglio più parlare di questo. Smettetela di parlare del generale. Che mi dite dell'aeroplano? Esatto. Cosa mi dice di quell'aereo? Ne abbiamo già parlato, Mac. È un biposto e le piste sono sorvegliate. Proviamoci. Uno di noi potrebbe prendere la zattera e andare là quando farà scuro. Poi comincerà a sparare per distrarre le sentinelle. Gli altri possono eliminare il generale e andare via in aereo. Mentre io creerò un diversivo. Tu? Esatto, io. Ti prenderanno. Non ce la farai a restare vivo. E chi altro potrebbe farlo? Lei no, di certo. Sarebbe meglio a casa, seduto su una poltrona, immaginando quello che le accade intorno. Sicuro. Racconterebbe quello che vuole, giusto per mettersi a posto la coscienza. Ho appena deciso che voglio fare questo viaggio da solo. Su una zattera. Pensi davvero di avere qualche possibilità di poterti salvare? Non lo so. So solo che ho 34 anni. Non ho mai fatto niente di importante. Niente. Quando sarà tutto finito, aggiusterò radio e lavatrici. E tutti diranno, Mac, che bravo ragazzo. Non mi importa se hanno un milione di generali. Ce n'è uno a 2 miglia da qui. Se ucciderli tutti non mi farà diventare matto, come Sidney. Tutto avrà avuto un senso. Potrei ritenermi soddisfatto. Ma perché rischiare? La zattera è ancora lì, appena farà notte. Ci riporterebbe indietro. Tenente. Se li porto tutti al fiume, lei e Fletcher potrete finire il lavoro e andare via in aereo. Che ne dici, Fletch? Beh, non è che voglio sembrare importante. Metà dei problemi del mondo accadono a causa delle persone. Anche metà delle cose buone avvengono per gli stessi motivi. Se ce la facessimo ad andare via sarebbe meglio. Io non trovo le parole per dire quello che penso, ma... È importante per me. È importante. Certo, io credo che potremmo farcela tutti a tornare indietro sulla zattera, ma... Quando cammini così tanto nei boschi... E poi ti ritrovi un generale proprio davanti a te, magicamente. E sai che non ti ricapiterà mai più. Non puoi voltare le spalle a tutto questo. Nessuno di noi ha chiesto di venire qui, ma dobbiamo stare al gioco. Non possiamo rifiutarci adesso. Quel generale è un imbecille e noi siamo stati fortunati. Perché avremmo dovuto metterci più tempo di quello impiegato? Per cosa state vivendo adesso? Per farli parlare? Perché? Perché la nostra vita è così preziosa? Perché? Sapete dirmi perché? Perché? Mi mettono alle strette con un perché. Se avessi una risposta decente da dare, la darei. La pubblicherei, la scriverei sui muri col gesso. Fatelo per me. Non abbiamo nient'altro da perdere se non il nostro futuro. Ok, penso che dovresti andare. Ricorda, non cominciare prima di mezz'ora. Se l'aereo non c'è più, avremo il tempo di recuperarti. Non si preoccupi, sarà lì. Buona fortuna, Mac. Ci vediamo presto. Cerca di non bagnarti troppo i piedi. Già. E tu stai attento alla testa. Ok, amico. Mi raccomando. Mac, io spero che un giorno... Lei parla troppo. Penso che dovremmo parlare molto meno.
A volte parlare è una medicina indispensabile. Già, ma poi ci si ammala di più. Buona fortuna, tenente. Non volevo dire davvero quelle cose che ho detto sul fegato. Sì, volevi, ma non è un problema. Tranquillo, me. L'aereo è ancora lì, non abbiamo nessun'altra scusa per tornare indietro. Lo penso anch'io. Riesce a vedere? Aspetta, aspetta. Sì, eccolo lì. Che ore sono? Abbiamo circa 10 minuti prima che Mac cominci. Sbrighiamoci. È meglio far travolgere la tua vita in una notte da un uomo e da una pistola. Fa più male quando il dolore continua e lo sentono anche gli altri in tutte le direzioni. Essere ferito con tutto il tuo odio che esplode giorno dopo giorno. Non puoi farci niente. Una maledizione esce dalla tua bocca ogni volta che parli. E nessuno dei viventi può dire chi è o cosa vuol dire. Sì. Provi porta dopo porta quando senti delle voci proprio dietro di loro. Ma le maniglie ti rimangono in mano. Avanti. Dove l'hai trovato? Lo hanno trovato vicino al fiume. Era molto impegnato ad abbaiare alla luna. Vieni, Proteus. Non ti vergogni di te stesso. Sei stato via, lontano, per 2 giorni interi. Un ufficiale dovrebbe sapere come ci si comporta. Beve qualcosa, capitano? Sì, signore. Grazie, signore. Non devi mai, mai farlo di nuovo, Proteus. Non sai che ci sono degli spiriti maligni senza corpo che si aggirano nelle foreste alla ricerca di cani ignari come te? E quando apri la bocca per disturbare la luna, loro entrano dentro di te e ti possiedono. Poi potresti diventare una spia, un assassino o anche un traditore. Non il suo cane, signore. Conosce la lealtà. Sei stato attento, Proteus? Hai controllato chi arriva da lontano? Il tuo naso bagnato è stato attento al sangue nell'erba? Che altro ci puoi dire a parte questa tua tristezza da cagnolone bastonato? Vorrei potessi dirci dove sono i soldati nemici di quell'aeroplano schiantato. Sono in giro da qualche parte da 2 giorni ormai. Presto si stancheranno di avere fame di essere inseguiti. Anche Proteus si è stancato dopo 2 lunghi giorni. Si assicuri che il tenente Proteus abbia qualcosa da mangiare? Sì, signore. Nessuno piangerà o gioirà per me adesso. Nessuno tranne me. Lo so. Chi altro oltre me potrebbe essere sepolto sotto le catene di tutto quello che ho fatto? Non volevo fare tutto ciò che ho fatto. Era tutto sbagliato. Però che liberazione. Ah, che scambio. Lui per me. Questa cosa doveva arrivare fino alla fine. Come un palazzo ad un ponte o come a rubare la corona della regina. Grazie, generale. Grazie. Prenderò la lapide, se è davvero mia.
aspettare. Aspettare per uccidere. Aspettare di guarire. Aspettare di morire. Ho aspettato al nord le quattro divisioni. Uno dopo l'altro gli uomini sono diventati neri, mentre aspettavano che l'ultimo fiocco di neve si sciogliesse. Al di là della valle i nostri nemici soffiavano nelle loro mani fredde, fino a che il respiro non cessò. Poi sarebbero morti, e lo sapevano. Eravamo tutti ben preparati alla morte, che l'armistizio fu una delusione reciproca. Adesso è nella sua grande casa, contando i morti sulla mappa, sazio dalla cena. Oh, lo prenderanno presto. Una papera in una galleria di tiro. E io sarò la ruota sotto la papera e agli occhi di bue. Il piccione d'argilla su una zattera lenta. Francamente, mi sento molto a disagio quando mi ritrovo in trappola a dirigere gruppi di uomini impauriti. Non posso quasi ammettere che sono stato io a creare il massacro in questo abisso e che ho lasciato la via giusta o che ho ordinato questo o quello. Mi chiedo che cos'è una prigione per me se non scavare una tomba per gli altri. Alla salute, signore. È l'unico modo per finire. Da solo, come al Polo Nord nel bel mezzo della notte. Il fiume mi sta aiutando a lasciare la vita. A volte queste mappe... A volte, quando guardo queste mappe, mi domando se anche la mia tomba è stata programmata. Qui? O qui? O qui? Basta, Domenica. Basta a tante cose. Ho un po' paura adesso. Solo un po'. Come quando ho baciato la mia bisnonna prima che morisse. Cannibali!
L'ho mancato, è solo ferito. Avanti, dobbiamo assolutamente finirlo. Ma si sono fermati a sparare verso il fiume, saranno qui a minuti. Mi arrendo! Avanti, andiamo! Per favore, non abbiamo tempo! Torni indietro. Posso venire? Non ti darò fastidio. Certo, ragazzo. Puoi salire. C'è tanto posto. Sei stanco? Sì. Grazie per esserti fermato. C'era così tanto rumore lì. Va bene, Mac. Riposati. Ah, io starò zitto. Sai, ho perso l'orologio. Mac, non chiudere gli occhi. Gli alberi sono nudi. Sono nudi, Mac. Wow. Che è successo al sergente? Non lo so, signore. Forse è vivo. Signore, con il suo permesso vorrei andare al fiume e aspettarlo per un po'. Lo stesso vale per me, signore. Potete andare. Entrambi avete il permesso di andare, se volete. Pensa che ritornerà? Non lo so. Non sono sicuro neanche che siamo tornati noi. Credo anche che ci siamo allontanati troppo dai nostri confini personali per essere ancora certi di queste cose. Una parte di me è felice, ma... Già. Anche io in parte sono felice.
E mi sento libero all'improvviso. Ma in qualche modo non voglio ciò che volevo prima. So che è giusto, ma non voglio nient'altro. Mi sento confuso. Vorrei poter desiderare ciò che volevo prima. Ti scoppia la testa, vero? No, qualcos'altro. Cos'è? Penso di non essere adatto per questo. Nessuno lo è. È uno stratagemma che usiamo quando non vogliamo morire subito. Vieni, andiamo.